Ciao ragazzi, benvenuti al canale a tutti. Allora, come ho detto qualche giorno fa, io ho più di 15 video che non stanno girando perché quando li ho caricati, parliamo più di un anno e mezzo fa, ancora non sapevo bene come fare le cose e quindi li ho caricati con delle musiche che hanno il diritto di copyright. Cosa succede? Succede che YouTube le fa girare molto poco. E quindi questi video hanno maturato pochissime visualizzazioni, tipo 300-400. Secondo me invece sono dei video validi, quindi cosa ho fatto? Li ho presi, li ho rimasterizzati completamente partendo dai loro file originali e gli ho cambiato la musica. Di questa serie aprirò una playlist sul canale che chiamerò Video Rimasterizzati e li numererò in ordine progressivo. Questo sarà il numero 1. Ve ne ripropongo uno che è il numero 43 di più di 200 video che io ho prodotto ed è un video sull'enfatizzare un po' il fatto che la mia Jaguar XK ha una sorta di due anime, ovvero è molto tranquilla sotto i 2500 giri, diventa una macchina discretamente sportiva sopra i 2500 giri quando il V8 che ha entra in coppia fino ad almeno 5500. Solo che io questo discorso l'ho cercato di spiegare un po' a modo mio, quindi non facendo la solita noiosa analisi tecnica. Allora, state a vedere come ho spiegato questo concetto già quasi 2 anni fa. Buona visione. Have a nice cup of tea. Jaguar è molto British, quindi alle 5 di pomeriggio anche lei vuole il suo tè. È molto tranquilla questa macchina. Sotto i 2500 giri è quasi noiosa. Sembra come andare a spasso con Miss Daisy. È ben insonorizzata, non si sente nessun rumore del motore. Le sospensioni sono morbide, è comoda, silenziosa, tranquilla. Ti fa venire voglia di andare piano, 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 piano. Ci stanno facendo i fari. Forse è meglio dare un pochino di acceleratore. Superiamo i 2500 giri. Bella! Ma cosa sta succedendo? Sta cambiando. Che figata! Ragazzi, va da Dio questa Jaguar sopra i 2500 giri. Diventa tutta un'altra macchina. Il cambio è velocissimo. L'assetto si irrigidisce. Se la metti su sport, si apre lo scarico posteriore ed è un'altra macchina. Diretta, comunicativa. È fulmineo, è la migliore trasmissione che abbia mai guidato. Si sente quasi un calcio nella schiena. Eccezionale. Se poi tiri giù un po' il finestrino, la percepisci ancora meglio. Con questa auto puoi sia riposarti e guidare in modo rilassato che toglierti anche delle discrete soddisfazioni.
o in pista o comunque nel il percorso misto è il suo ideale. Senti la seconda. Beh ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, perché io mi ricordo quando l'ho fatto, mi sono divertito da morire, prima con il casco, poi a cambiarmi, e non si capiva niente, e la tazza in macchina, è stato veramente divertente, e il risultato spero sia carino. Continuerò con questa serie di video, ne ho 15-17 come dicevo prima, non di tutti ho i file originari. Calcolate che comunque questi file non sono in risoluzione 4K come sto facendo dagli ultimi 80 video a questa parte, quindi sicuramente sono in una risoluzione più bassa. Comunque per oggi è tutto ragazzi, per chi ancora non è iscritto al canale e si sta divertendo a vedere video diversi, realizzati in modo diverso, con tematiche trattate diverse, se volete cliccate sotto e iscrivetevi. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video rimasterizzato.